Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo la parola di Dio, la leggiamo insieme, quella parola che il Signore oggi ci dona, che viene presa dal Vangelo secondo Luca, capitolo 17, versetti 11-19. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti!» E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9, dove sono?» Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero. E gli disse: «Alzati e va, la tua fede ti ha salvato». Amen. Cari amici, oggi questo capitolo 17, e quindi continuazione di vari episodi, ma soprattutto del viaggio di Gesù verso Gerusalemme, troviamo l'incontro in un villaggio di 10 lebbrosi con Gesù. Questi lebbrosi si fermano a distanza e a voce alta gridano dicendo: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» La lebbra sappiamo che era una delle malattie più forti al tempo di Gesù, inguaribile, e che in qualche modo emarginava la persona, emarginava coloro che erano malati di questo male. Abbiamo un episodio in cui 10 lebbrosi, quindi una comunità, un gruppo di persone che ormai non hanno più speranza, sanno che questo male sarà sempre peggiore, ma sentono dire che Gesù sta per arrivare. Avevano certamente sentito parlare di Lui. Addirittura si riconoscono discepoli di Gesù, tanto che quando Gesù si avvicina gli dicono: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» Che bello ascoltare da parte di un malato, di un bisognoso, il suo grido di aiuto nei confronti di Gesù e chiamarlo Maestro. Già qui, carissimi amici, abbiamo un insegnamento che non ci viene dato da una persona giusta, non ci è stato dato da un profeta, ma da alcune persone malate, che ci insegnano di andare da Gesù quando abbiamo problemi, difficoltà, e gridare: «Gesù, tu sei il mio Maestro, abbi pietà di me. Gesù, voglio imparare da te. Gesù, voglio seguirti. Gesù, voglio stare con te. Guardami e abbi pietà di me». Ecco quindi che Gesù dà loro un comando, dicendo: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». È un comando legale. Gesù sta facendo vedere che certo è venuto a portare una novità, ma poi dice: «Andate a presentarvi dal sacerdote», perché comunque la lebbra è una malattia, un male che era allontanato dal popolo stesso. E il sacerdote era un intermediario tra questi malati
e il popolo stesso. Non si sa perché Gesù li manda, hanno una vaga idea, ma soprattutto per adempiere la legge, vanno, obbediscono a Gesù e nell'andare vengono guariti. Ecco che qui abbiamo un altro insegnamento per noi oggi. Colui che guarisce non è tanto la legge, ma è Gesù. Anzi, assolutamente, non è la legge per adempiere un precetto scritto, ma è Gesù colui che guarisce. E questi 10 lebbrosi hanno ascoltato Gesù, hanno obbedito alla sua parola. E nell'andare si sono trovati guariti, e stranamente solo una persona, tra l'altro samaritano, quindi anche lui una seconda emarginazione, sappiamo era questa razza, questo genere di persone che da tempo era stato scartato dal Regno di Israele per alcuni fatti storici, culturali e religiosi, perché comunque servivano altri dei. Ecco che Gesù dice, di fronte a questo lebbroso che torna indietro e va da lui: solo tu sei tornato indietro? Solo tu sei venuto a ringraziarmi? Ecco, come risuona per noi anche oggi questa parola. Quanto è importante, carissimi amici, quanto è importante andare da Gesù, non solo quando supplichiamo e chiediamo, ma anche quando Lui ci ha esaudito. E questo è il terzo insegnamento di oggi. Vedete che ricco questo brano. Andiamo da Gesù ogni giorno con atteggiamento di gratitudine e di adorazione. Perché questo lebbroso, tornato indietro e già sano, si prostra davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Ecco perché poi Gesù gli dice: alzati, va, la tua fede ti ha salvato. C'è quindi questo insegnamento nell'essere grati a Dio. Quanto tempo noi dedichiamo al ringraziamento a Gesù nelle nostre preghiere, nel nostro tempo di preghiera? Quanto tempo gli diciamo grazie? O quante volte glielo diciamo? O se lo diciamo: grazie Gesù per questa giornata? O se invece iniziamo: grazie Signore per come Tu mi accompagni, grazie perché sei al mio fianco, grazie perché mi hai custodito, grazie perché oggi mi hai aperto gli occhi, grazie perché oggi posso vederti all'opera, grazie perché la Tua mano è sopra di me, grazie perché con Te oggi avrò una giornata bellissima. Grazie Signore perché in Te trovo la luce, anche se sento la mia vita nelle tenebre. Fratelli e sorelle, quante volte le diciamo grazie? Oggi siamo invitati da Gesù e anche da questo samaritano lebbroso guarito a benedire sempre il Signore. Ecco la fede che ci salva, la fede che ci guarisce. Quindi oggi è proprio questo il nostro slogan: ringrazia il Signore sempre. Ringrazialo sempre nella tua vita, per qualsiasi cosa. Perché è la gratitudine che ci fa avere fede. È la gratitudine che segna quanta febbre di fede abbiamo, ma al tempo stesso ci dona la salvezza. Allora vi invito a dire grazie insieme a me. Diciamoglielo: grazie Signore Gesù. Grazie Signore perché oggi Tu sei con noi. Grazie oh Signore perché oggi Tu sei un Dio vivo nella nostra vita. Grazie oh Signore perché hai il potere di intervenire nella mia malattia, nella mia lebbra, nelle mie difficoltà, nel mio cuore, nella mia famiglia. Grazie Signore Gesù. Io fin da ora Ti ringrazio perché so che Tu interverrai. Grazie perché so che Tu non mi abbandoni, che Tu sei sempre al mio fianco.
A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi, cari amici, oggi con gratitudine guardiamo a Dio e benediciamolo e ringraziamolo almeno 7 volte. I più eroici oggi lo ringrazieranno 7 per 7 volte. E quindi in tanti momenti della giornata dirgli grazie Signore Gesù. Grazie che sei con me, grazie che mi hai accompagnato, grazie che mi hai parlato, grazie che sei la mia forza. E io vi dico a voi grazie che mi avete accolto. Ci vediamo domani, buona giornata, ciao. Loda il Signore, anima mia. Il Signore rimane fedele per sempre. Rende giustizia agli oppressi. Dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. Loda il Signore, anima mia. Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti. Il Signore protegge i forestieri.